Salve a tutti voi, ora iniziamo questo nuovo video affrontando un concetto fondamentale, ovvero il valore biologico, di cui vedremo a breve il significato. La composizione e la struttura delle proteine che determinano la funzione biologica non è quello che va a interessare prettamente i nutrizionisti. Infatti, una volta digerite, le proteine vengono ridotte in amminoacidi. Ma prima di arrivare a una digestione completa, aggiungo, vengono controllati a livello del caporale, della mucosa gastrica e della mucosa delle prime anse del tenue e in particolare del duodeno, dove avviene il confronto immunitario. Le strutture digerite, processate e giudicate idonee dal sistema immunitario vengono utilizzate per la sintesi di neoproteine dell'organismo accettante. Per meglio dire, le singole parti sono digerite ed assimilate, ma la struttura macro, deteriorata dalla fase gastrica, potrebbe generare una risposta immunitaria, aspetto ancora molto sottovalutato, anche se in campo allergologico abbiamo proprio una risposta crociata di queste strutture, come pure delle interazioni allergologiche tra varie sostanze, intolleranze per gli alimenti e non solo con le proteine. Dunque, ogni struttura, prima di arrivare a diventare un amminoacido, normalmente viene confrontata e paragonata. La deteriorazione serve per ottimizzare il contatto con le cellule di controllo. Questa osservazione porta dunque a dedurre che la dieta deve contenere in maniera adeguata gli amminoacidi essenziali ed un'adeguata introduzione dei loro oligopeptidi, che porterà a rendere la sintesi proteica adeguata. La quantità e il rapporto tra gli amminoacidi essenziali in una proteina ne determina il cosiddetto valore biologico, che se risultasse elevato le rende molto simili a quella della composizione delle proteine umane e viceversa. Questo fa capire che la carne umana è la carne con valore biologico identico e sarebbe l'ideale, ma parliamo di cannibalismo, dunque aspetto da escludere. E dunque a questo si avvicina molto la carne animale, e questo porta anche a definire un aspetto importante della carne derivati per ottimizzare la sintesi proteina. Cioè, mangiando, non è che uno deve mangiare carne tutti i giorni, però mangiando adeguate quantità di carne animali di vario livello ottimizziamo il nostro fabbisogno di amminoacidi. Si può ottenere lo stesso cosa con i vegetali, adeguatamente studiati e assunti con l'alimentazione, come avviene per esempio nelle diete vegane o vegetariane, però ci vuole uno studio di fondo che garantisca un adeguato apporto, e in questo caso a volte si arriva all'utilizzo di integrazione perché il volume di cibo che uno dovrebbe assumere sarebbe eccessivo. Appunto, paragoniamo il valore biologico. Le proteine dei cereali, ad esempio, hanno deficienza relativa di alcuni amminoacidi come la lisina e il triptofano. I legumi sono alimenti vegetali ricchissimi di proteine e contengono buone quantità di lisina, ma sono carenti di metionina. Anche la carne, i latticini e le uova contengono un amminoacido limitante, generalmente metionino triptofano. La sua concentrazione raggiunge tuttavia livelli sierici sufficienti per garantire l'ottimo svolgimento della sintesi proteica. Ecco l'importanza delle carni e derivati. Un'integrazione di cereali e legumi in quantità opportuna costituisce un complesso proteico adeguato, però ricordiamo che l'associazione cereali e legumi porta a fenomeni fermentativi a livello dell'intestino, dunque i rapporti devono essere ben conservati. Ci troveremo con eccesso di proteine e amidi più un eccesso di amidi e meno proteine, dunque un eccesso complessivo di maggiori amidi, e le interazioni tra i legumi e il cereale stesso è sufficiente a innescare un fenomeno fermentativo, e dunque questo squilibrerebbe il rapporto a livello anche del microbioma a lungo andare. Non è che un piatto di pasta e fagioli va male. L'uso regolare di un eccesso di combinazioni sbagliate di vari cereali, verdure e ortaggi non adeguatamente combinati può portare però a dei problemi a lungo andare del microbioma. Ecco perché si dovrebbero associare le verdure con le carni,
i legumi, anche un po' di legumi con la carne e così via, cioè nel senso che bisognerebbe avere un equilibrio in tutte le forme di alimentazione, non può essere monotematica l'alimentazione, ma multivariata con l'adeguata associazione alimentare e con l'adeguato confronto immunitario. In termini nutrizionali si parla in questo caso di mutua integrazione o complementarità di proteine, come avviene nel tradizionale abbinamento appunto dei cereali con i legumi. Ma questo non vuol dire che bisogna mangiarli nello stesso piatto, si possono mangiare anche in piatti separati nella stessa giornata. E questo se uno rapporta l'orario di assunzione dei vari alimenti in maniera adeguata, ridurrebbe molti fenomeni fermentativi. La carenza comunque di un amminoacido essenziale impedisce l'utilizzo degli altri, come abbiamo detto nei vari video precedenti, e può bloccare la sintesi proteica. E questo avviene solo quando la riserva del pool amminoacidico ematico viene completamente esaurita. Questa è una chiave di lettura per introdurre in tempi diversi cereali, legumi, le verdure e così via durante la giornata. E con questo terminiamo anche questo video. Con altri video affronteremo altri argomenti inerenti agli amminoacidi essenziali e le associazioni alimentari, ma questo per farvi comprendere quanto complesso è l'argomento e non basta una dieta fatta di pesi e misure per risolvere il problema dell'alimentazione, ma l'alimentazione deve essere sempre multivariata, adeguatamente associata e immunologicamente compatibile. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi e grazie per seguire questo canale.